Abruzzo dal vivo dipende da noi! Allora, insegnante, com'è andata? È andata molto bene, noi siamo il liceo scientifico Marie Curie di Giulianova, siamo venuti oggi a fare un'esperienza immersi nella natura e abbiamo scelto di partecipare a questa iniziativa. I ragazzi stanno raccogliendo e stanno ripulendo anche loro l'Abruzzo. L'iniziativa di Federpate Confesercenti ha sfidato anche la pioggia e sono stati davvero tanti gli angoli d'Abruzzo che hanno visto all'opera volontari rimettere a posto, pulire strade, piazze, sentieri, parchi. Si chiama turismo esperienziale. E oggi l'esperienza è quella di vivere meglio e con rispetto tutto ciò che è bene comune. Eccoci qua, sì, siamo nella Valle del Tirino, siamo impegnati in questo primo flash mob diffuso in Abruzzo dal nome Abruzzo Attrattivo Dipende da Noi. Flash mob promosso dalla Federpate, la Federazione dei Professionisti del Turismo Attivo e Esperienziale di Confesercenti Abruzzo. E siamo nella Valle del Tirino impegnati con il Centro Educazione Ambientale Il Bosso a ripulire questo angolo d'Abruzzo e ringraziamo tutti i colleghi, tutti gli operatori professionisti del turismo attivo che sono impegnati da Pescasseroli a Penne, all'Aquila, ad Atri, sono impegnati a Montesilvano, a Vasto, siamo impegnati ovunque in Abruzzo con tante scuole, con tanti operatori dalla montagna al mare. Questo è un messaggio importante che noi professionisti del turismo attivo esperienziale di Federpate Confesercenti Abruzzo abbiamo voluto lanciare per il nostro Abruzzo. Eventi come questo sono anche lo stimolo per gli enti locali che hanno sempre più necessità di feedback, che in qualche modo lanciano, se non una sfida, un'idea da sviluppare insieme, tenendo conto anche di nuove esigenze. Un esempio su tutti, come considerare la raccolta dei piccoli rifiuti nell'economia di un piano generale. Un Abruzzo più pulito e un Abruzzo più attrattivo, e ringraziamo in questo caso la scolaresca di Giulianova e gli insegnanti e gli alunni che hanno scelto, come vedete dai sacchi, di ripulire questo angolo Abruzzo. Abruzzo attrattivo dipende da noi!